Ciao, sono Andrea Foschini, sono il maestro di Giorgio e le magiche fruste e questa qui è la seconda puntata della rubrica Magiche Fruste e qui vi spiegherò la stesa. La stesa è la prima figura base che si impara quando si comincia a usare la frusta. La tempistica della stesa. Ogni ciocco è intervallato di un quarto rispetto al secondo ciocco. Si sviluppa nella diagonale, diciamo che ci sono due principali diagonali, la diagonale della stesa e la diagonale della romanata. La diagonale della stesa è questa, quindi si parte dall'alto destro, se io ciocco di destro, e si arriva in basso a sinistra. L'impugnatura, innanzitutto teniamo la frusta all'inizio del manico, quindi partiamo con il primo ciocco, estendiamo fino in alto a destra e con un movimento unico e fluido arriviamo a fare il ciocco, il primo ciocco qui davanti a noi, più lontani da noi possibile, fino ad arrivare qua giù, dove faremo la preparazione del 2. Quindi farò il primo ciocco. Dopo il primo ciocco, quindi io partirò in preparazione dell'1, faccio il ciocco qui davanti a me, continuo in preparazione del 2, andrò a fare il secondo ciocco, sempre in diagonale 45, qui avanti a noi, quindi leggermente sopra il ciocco dell'1 e continuerò fino ad arrivare alla preparazione dell'1. Quindi rifaccio l'1 e successivamente il 2. Una volta fatto il primo ciocco, continuo col secondo. Una volta fatto il secondo ciocco, arrivo di nuovo in preparazione dell'1. Da qui posso continuare e fare continuamente la stesa, quindi 1, 2, 1, 2 consecutivamente. La farò rivedere anche di fianco in modo che possiate vedere dove vanno fatti i ciocchi. Abbiamo detto il più lontano da noi possibile, quindi io parto in preparazione dell'1, andrò a fare l'1 e il 2 in avanti per continuare nella stesa. Questa è la stesa di fianco. Ricordiamo che questa è la figura base della frusta, ma poi ci saranno altre figure che si possono imparare per interpretare al meglio la frusta. Queste figure, avendo interpretazioni, possibilità di interpretazioni e intervalli diversi tra un ciocco e l'altro, ci permettono di andare a interpretare nel miglior modo possibile la musica sulla quale ciocchiamo, che principalmente probabilmente sarà una polca divisa in quarti, e in questo modo noi possiamo seguire appunto gli accenti dell'orchestra che va ad eseguire questa polca. Grazie e ci vediamo alla prossima.